Mina settembre 2, prima puntata. Claudio subisce un attentato. Mina settembre torna con la sua seconda stagione. Dopo tanta attesa, le vicende dell'assistente sociale Gelsomina tornano su Rai 1 e, come era già stato anticipato, al centro dell'attenzione ci sarà soprattutto l'aspetto sentimentale di Mina. Nel corso della prima puntata, la donna sarà sempre confusa, ma un evento inaspettato la getterà nel panico. Infatti, Claudio subirà un attentato e la settembre capirà di provare una sincera preoccupazione per la sua vita. Ecco che cosa sta per succedere. Mina ha scoperto ormai definitivamente la verità su suo fratello, suo padre e sulla sua migliore amica. Ovviamente questo evento l'ha sconvolta, ma l'assistente sociale decide di darsi una seconda possibilità. Perciò si concede una vacanza assieme al fratello Gianluca a Procida, dove staranno qualche giorno, nel tentativo di metabolizzare la verità. I due parlano, si confrontano e si rendono conto che per entrambi accettare ciò che hanno saputo è difficile allo stesso modo. Il rapporto tra i due fratelli, quindi, nonostante tutte le difficoltà, diventa ancora più intimo e stretto. Alla fine l'esperienza diventa una vacanza a tutti gli effetti e i due riescono a divertirsi e a rilassarsi. Tutto va per il verso giusto finché Mina non riceve una telefonata che la sconvolge. Gelsomina viene infatti a sapere che il suo ex marito Claudio è stato coinvolto in un attentato che l'ha visto protagonista. Mina resta profondamente turbata e vuole subito sapere se Claudio sta bene. Questa sua reazione la fa riflettere, in merito a ciò che prova realmente nei confronti dell'uomo. Mina abbandona la vacanza e parte da Procida verso Napoli, dove si precipita immediatamente a trovare Claudio in ospedale. Le condizioni dell'uomo non sono gravi, ma Mina è spiazzata dalla sua stessa preoccupazione. La coppia ha un dialogo molto intenso e la settembre capisce che è arrivato il momento di prendere una decisione definitiva, approfittando di questo evento, dopo un periodo così lungo di incertezza. Mentre si trova in ospedale dall'ex marito, Mina prende una decisione molto importante. La settembre dice a Claudio che, dopo tutto quello che ha provato, sapendo che lui potesse essere in pericolo, ha preso una decisione. Per questo motivo, Gelsomina ritiene che sia necessario dare una seconda possibilità al loro matrimonio. Claudio ovviamente concorda ed è molto felice, così i due cercano in tutti i modi di ricostruire il loro rapporto che un tempo era stato felice. Mina intanto fa i conti anche con l'arrivo della zia Rosa, che inizia a cambiarle la vita con la sua presenza costante. L'assistente sociale, però, deve occuparsi anche del suo lavoro. Questa volta per lei c'è il caso di Valeria. Si tratta di una ragazza sovrappeso, profondamente insicura a causa del suo corpo, che per compensare ha iniziato ad adottare una serie di comportamenti insoliti e molto disinibiti. Questi suoi atteggiamenti servono proprio per sopperire a tutte le insicurezze che prova. Il compito di Mina e di tutti gli altri, però, è di farle capire che questo non è il modo giusto di reagire alle sue sofferenze e che in questo modo rischia soltanto di rovinare le sue prime esperienze. Gelsomina non è sola nel seguire la vicenda di Valeria, ma al suo fianco c'è sempre Domenico. Il ginecologo assiste non soltanto Valeria, ma anche Mina nell'affrontare questa situazione. La settembre si rende conto molto presto che la presenza di Mimmo la manda completamente in confusione. Ancora una volta, nonostante credesse di aver preso una decisione definitiva, Mina è indecisa su ciò che prova. Voi che cosa ne pensate? Credete davvero che l'attentato a Claudio cambierà il rapporto con Mina, o la settembre rimarrà sempre molto affascinata da Domenico? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.